Chiude il bilancio semestrale in positivo l'Istituto Clinico Tiberino ex Prosperius di Umberti della struttura riabilitativa divenuta capitale principalmente pubblico. Regione, ASL e Comune hanno il 51% delle quote, che ha illustrato l'andamento economico al 30 giugno 2024. Da una perdita di oltre 1,5 milioni di euro del 2021, quando era capitale principalmente privato, si è passati oggi ad un utile di 1,4 milioni di euro. E oggi il pubblico ha la maggioranza, ma c'è un privato molto efficiente che tra l'altro ha cambiato completamente il modo di governare questa struttura, e oggi abbiamo un bilancio assolutamente positivo e la volontà di reinvestirlo per migliorare la struttura, efficientarla e dare maggiori risposte non solo alla comunità regionale, ma, come si diceva prima, anche all'attrattività extra regionale. Questo 2024, sulla base appunto del trend positivo del 2023, realizziamo al 36 un utile ante imposte di 1,4 milioni euro, quindi una netta crescita e un risultato nettamente positivo. L'istituto aveva già chiuso l'esercizio 2023 con un fatturato di oltre 10 milioni di euro e un valore totale della produzione che aveva superato gli 11 milioni, dei quali 7 milioni di euro sono arrivati attraverso la mobilità attiva, ovvero servizi e prestazioni erogati a pazienti provenienti da fuori regione. I numeri, illustrati in conferenza stampa, alla quale erano presenti anche il sindaco di Umberti, De Luca Carizia, e Nicola Nardella, direttore generale dell'ASL Umbria, sono il frutto di un lavoro di spending review e investimenti in posti letto e tecnologia. È dovuto soprattutto ad un cambio di passo dal punto di vista gestionale. C'è maggior controllo nella gestione, abbiamo ottimizzato tutti i centri di spesa e tutte le spese. Poi abbiamo rivitalizzato fondamentalmente un istituto che già godeva, no, di buona salute dal punto di vista del personale, della gente che vi lavorava. Bisognava soltanto riuscire a gestire meglio le potenzialità che vi erano presenti, e pian piano siamo riusciti a capire dove poter, no, incidere maggiormente. E sembra, anzi ne sono certo, che abbiamo intrapreso la strada migliore, la strada giusta. Oggi l'istituto è all'avanguardia nel campo della riabilitazione anche di tipo grave, con dispositivi pensati in modo specifico per la disabilità. Qui possiamo vedere le realtà virtuali, possiamo vedere gli esoscheletri da indossare per il cammino con un sistema di sospensione di carico, possiamo vedere apparecchiature che si caratterizzano per un'analisi del controllo del tronco, per un'analisi stabilometrica per il recupero delle attività propriocettive, che sono tutte quelle disabilità che poi non permettono al paziente di reinserirsi in un contesto sociale. Grazie a tutta questa tecnologia, alle vostre spalle c'è un'area di terapia occupazionale nuova, noi reinsegniamo, rieduchiamo il paziente per poter ritornare al proprio domicilio. Il futuro poi parla di ampliamento. Le prospettive future sono investimenti sulla struttura, perché ci abbiamo gestazione altri 8 posti letto che ci sono stati assegnati dalla regione nel piano appunto regionale sanitario dei posti letto, e quindi dobbiamo iniziare i lavori per l'ampliamento che porterà l'istituto ad avere da 112 a 120. E poi abbiamo in prospettiva, e di questo ne stiamo parlando, un piano superiore, il terzo piano, da poter allestire, visto che ci sono già delle colonne. Il lavoro potrebbe essere semplice per aumentare di altri 40 posti letto. Tutto questo si va ad inserire nel piano di recupero, anche dal punto di vista sismico, di un pezzo, di una parte dell'ospedale di Umberti, che appunto noi abbiamo in locazione, e della parte appunto dell'Istituto Clinico Tiberino.